Gennaro da Napoli, vai Gennaro, vai. Dunque, io sono un avvocato, ascolto ogni giorno la Zanzara per dirlo a Gad Lerner, sì. E ho un grande sogno, voglio difendere gratis i finanzieri. Da mentre chi? Quelli da che, chi? I finanzieri che... ma nessuno ha accusato i finanzieri che però. No, non capite. Parte civile, richiesta di risarcimento danni nei confronti della tedesca e della ONG, li voglio difendere gratis. No. Ah, tu dici sono 1 milione di spese legali, io li voglio difendere gratis, ci voglio difendere anche un biglietto, no. Perché questa gente che non prende per 1500 euro al mese deve rischiare la vita e non deve esistere, almeno deve avere la solidarietà degli italiani. Io li voglio difendere. No, Gennaro, esatto, però, devono dimostrare di aver subito un danno, però, sa, signor avvocato, delle cause perse? Certo che no, guardi, lei non si permetta perché lei sostiene soltanto cazzate. Il signor Zecca Garbugli. Case, quindi non dica io sì, non glielo consento. Il signor Zecca Garbugli. Ha ragione Gennaro. Ciò, vuole azzeccare il garbuglio di Lampedusa. Detto ciò, io ho un curriculum di prima categoria . E voglio difendere gratis finanzieri, perché gratis. Uno Stato che dà 1500 euro al mese a uno che rischia la vita capo. E non se ne fotte proprio, allora questo e poi difende chiunque. Quindi a Salvini punto se ne sta fottendo della Guardia di Finanza, secondo le sue parole. A me non interessa assolutamente quello che fa Salvini. Io so soltanto che questa gente ha rischiato, ha lavorato e non esiste, non ha assistenza legale. Mentre e invece quello c'è che un detto, milione per quello, pagare la, scusami, la racchetta Gennaro, che carica quello, di milioni. Gennaro, scusami, è quello che ha detto prima Gottardo, che ha attaccato i finanzieri dicendo che sono attaccato che hanno finanziari. Ma lo perdere, deve fare spettacolo e qua sto facendo un discorso serio. Non Gennaro, me ne frega. Comunque per adesso nessuno ha chiesto l'intervento degli avvocati per aiutare perché no, scusi, hanno subito un danno, loro erano in servizio, devono dimostrarlo, sono danneggiati, devono essere risarciti. Il danno però non è diretto in questa fase. In che questa cosa fase. Significa? Stavano lì, hanno rischiato. Benissimo, non hanno un giorno di referto del pronto soccorso. Ma non è questo il discorso, se no ci sarebbero le lesioni, la resistenza non presuppone le lesioni. Loro hanno subito un danno nella qualità di rappresentanti dello Stato comandati e quindi, dato che lo Stato non li tutela, mi offro io gratuitamente. Ma chi glielo dice a lei che lo Stato non li tutela? Perché la legge non lo prevede, perché la legge prevede la difesa dell'extracomunitario che si dice perseguitato, ma non dell'impiegato che subisce danni di questo tipo, non lo prevede. E quindi lei ha individuato in questo uno spiraglio per inserirsi e quindi magari portandosi a casa anche un po' di pubblicità. Gennaro, quindi i soldi ce li ho, non me ne fotte proprio. Ok, perfetto. Non quindi è ricco di famiglia. Ciao Gennaro, ciao. No, non sono ricco, me lo posso permettere. Ciao Gennaro, ciao. Tutto qua. Ciao.